Oh, buonasera a tutti da Okusai Bar. Sono qui con Sandman che è uscito ora. Oggi abbiamo fatto un video su. Sono circa le. Mi sono levato l'orologio perché qui sotto sta lampada, 8:45, credo. No, perché mi fa fatica. Cioè, perché sto sotto sta lampada, ho dovuto spengere il ventilatore perché sennò si sente il ventilatore. Sto sudando come un cavallo pazzo e quindi non è un flusso di coscienza, come qualcuno ha detto, è proprio un delirio. Però oggi, il video di oggi era più impegnativo, nel senso che dovevo riassumere in 20, 21, 22 minuti, 23, 27, insomma quanti erano. Non ho riassunto quel libro di Gurdjieff perché non è possibile riassumerlo, ho dato alcuni spunti scelti non a caso. Con i fumetti posso andare un po' a cazzo de cane, senso. Posso fare sì più flusso di coscienza qui perché posso un po' di... No, naturalmente... Torniamo ai fumetti, ma non volevo fare la solita recensione del fumetto. Avrei alcune cose, come ecco, per esempio questo, che l'ho comprato oggi in fumetteria, 11,90 euro. Avevo anche la prima serie, questa è la di scrittura di Neil Gaiman negli anni 90, credo. La ridefinizione di Sandman. Ma io avevo proprio anche quelli degli anni 80, poi negli anni 90, mi sembra, alla fine degli anni 90 forse. Dicevo, vabbè, ma questa è un'altra storia. Per citare, scusate, i primi due archi narrativi di Nisisana contenuti in questo volume si intitolano Preludi e Notturni in casa di bambola. Che alla fine degli anni '80 la DC pensava dovesse essere svecchiato, pensando, ma e Neil Gaiman e altri hanno. Io in realtà, se trovassi la prima serie, sarei ancora più felice. Quella addirittura degli anni del Sandman precedente, ma questa è un'altra storia. Naturalmente ognuno c'ha gusti, cioè perché io leggevo tra i tanti fumetti che ho letto c'è anche Sandman. Ora naturalmente spiegavo che Sandman che è stato il signore dei sogni, rimanda a Shakespeare, un sacco di cose, insomma tanta, tanta roba. Che ora... Però se vi capita, questo non è un video recensione, perché se facciamo recensione di Sandman, però questo è un fumetto che vi consiglio, vi consiglio, fate che vi pare, che volete. Cioè, è ovvio che se ci ho speso 11,90 euro, dire, ci sarà. Ma è che ho detto, mi sono cresciuti 11,90 euro nella saccoccia e li voglio andare a spendere. Naturalmente è un fumetto che è tanta roba, è tanta... Cioè, bello... C'è cioè, un fumetto che esce un po' fuori dai canoni tradizionali. Dei canoni tradizionali del fumetto classico, eccetera. Cioè, Sandman non è proprio un supereroe, è un personaggio quasi mitologico. C'è stato un omaggio anche di Manara che ci fece un video, però credo che la prima serie sia. Io le lessi, insomma, vabbè, insomma, tanti anni fa, e quindi parlo di fumetti che ho letto negli anni 70, 80, 90, insomma, qui si parla di quasi mezzo secolo fa. Naturalmente c'è Handicap perché era su Eureka, questa è la Mondadori, ma ovviamente no, questo non ve lo consiglio, però è divertente anche le strisce che sono state in parte abolite dall'industria del fumetto, sono... A me piacevano anche le strisce, le Stormtrooper, Handicap e varie altre che oggi sopravvivono su Linus, ma anche Linus è difficile trovarlo in edicola, perché... scusate. Perché è una rivista che non ha molti lettori, nel senso di andare in una edicola ben fornita, eccetera, eccetera, perché edicole così da Bosco e da Riviera del centro di Firenze ormai hanno Tex, Zagor e Diabolik. A volte quelle proprio più fornite hanno anche Samuel Stern, però neanche tutte. Quindi, insomma... No, i fumetti li tengono in edicola, però si capisce a questo punto che li tengono un po' di malavoglia. Tengono due o tre cosette, tanto per dire che ce l'hanno. Ovviamente d'estate Topolino. Questo ve lo consiglio, costa 4,90, però è la saga in parte di Don Rosa. Quindi insomma, quando... questo è un classico. Cioè in parte storie ispirate al Klondike. Vabbè, anche Luca Barbieri scusate, Zio Paperone 97, disegni di Don Rosa, che ovviamente poi Luca Barbieri che ha fatto nell'89, testo di Barbieri, disegni, no, Il Popolo del Grande Nord, se capisce le date,
Papa il Grande Nord, vabbè, zio Paperone non c'è scritto, Papa il Grande Nord, testo Barbieri, disegni Picone, poi Cavazzano, Carbars, addirittura Don Rosa, Carbars. Ovviamente ci sono non tutta la saga di Don Rosa, sapete, Carbars e Don Rosa hanno riscritto la vita di Paperone, quindi non è qui tutta presente. L'avevo ristampata un po' di tempo fa, la saga di Don Rosa, poi c'è stato dei problemi perché la parola negro non si può. C'è gente che rompe coglione a tutta randa, nel senso che sono pure su. È ovvio che sono fumetti di tanti anni fa, quindi alcune parole che c'erano, tu prendi per spontato che questo fumetto è del 90-95 di Don Rosa, Carbasa addirittura del 53, insomma, e non rompi le scatole. Perché la parola negro in italiano non era nigger, non era offensiva, semplicemente voleva dire semplicemente un uomo di colore. Poi, siccome in americano la cosa è offensiva, è diventata offensiva anche in italiano. Ma questa è un'altra storia, quindi comunque oggi non si può più dire. Se la trovate su un fumetto e ti fanno un mazzo tanto, non rendendosi conto che i fumetti del secolo scorso non puoi applicare i tuoi deliri che hai sognato ieri notte, se io stanotte sogno che sembra il dittatore dello Stato libero di Bananas, cioè ogni mattina ognuno si sveglia e decide che boh, le penne nere vanno abolite perché il nero ci sono solo penne blu. Ovviamente arriveremo a questo. Quindi, naturalmente, Don Rosa è stato un po'. Però sono delle storie. Questa di Don Rosa, Zio Paperone nel 1999, prima pubblicazione su Disney nel 95, testi e disegni di Don Rosa. Se si riconosce Don Rosa perché. È ovvio che ora questo è cioè il testo di naturalmente questa pubblicazione è molto minuscola, quindi con disegni molto piccoli, però è Paperone che è trattato come un eroe di romanzo, nel senso che Don Rosa e Carbasse e Nuce avevano in un certo senso trattato Paperone come se fosse un personaggio di un romanzo, quindi tutta la sua vita dal castello scozzese a Paperopoli, al deposito di Paperopoli, sento dei rumori, vabbè, cose. Quindi la saga di Don Rosa, insomma, io credo che sia uno dei capolavori che andrebbe letto, nel senso non è obbligatorio, però alcuni fumetti invece sono obbligatori, ecco, sono obbligatori senza se, senza ma, perché travalicano il medium, nel senso ovviamente per chi è innamorato dei Paperi e Don Rosa e Carl Barks, credo che siano come Stanley Hollio, nel senso non si può amare Paperone senza aver letto Carl Barks e Don Rosa, insomma, non credo che sia, cioè si può fare tutto, però se uno ama Paperone si è perso tanta roba. Naturalmente la storia di Don Rosa e Paperone non è nella versione un po' comica tipica del fumetto italiano, è proprio una storia. Don Rosa ha proprio scritto la vita di Paperone, quindi con episodi anche a volte molto cruenti e crudeli, e ovvio si capisce anche dal disegno che è diverso, insomma. Poi questi purtroppo i disegni sono un po' piccoli, però la ricostruzione delle città, delle ambientazioni, insomma, tanta roba. Karl Barks si riconosce da questi paperi con la capocciona tonda, questo è un Karl Barks sicuramente, questi qui qua con queste teste molto rotonde, e niente. E poi l'ultimo sembra di Don Rosa, sì, l'ultimo è di Don Rosa, sì, questo è Don Rosa, è ovvio che qui è l'innamorata di Paperone, insomma le sue storie d'amore, quindi. Nella storia di Don Rosa, Paperone acquista da figura comica quasi caricaturale, acquista una dignità di romanzo, quasi un romanzo dickensiano. Quindi, insomma, è un fumetto, ma insomma, la saga di Don Rosa è tanta roba. Dicevo, mentre è un fumetto che, guarda, non è che parlo di tutti i fumetti del mondo, quelli che almeno a me hanno colpito nella mia vita breve, è questo. Questo va letto per forza, ecco, non c'è Santi. Questo non è un fumetto, no, questo è il 2, 57, 58. Oestel e Francisco Solano Lopez, questo io credo che chiunque è l'Eternauta, fu pubblicato ormai da diverso tempo, nel 2021 dalla Cosmo, secondo le strisce orizzontali, perché nella rivista argentina veniva pubblicato così. Poi qualcuno a questo tempo si lamentò,
Ma questo è qualcosa che ha i livelli di Borges, nel senso, questo è un fumetto, cioè già chiamarlo fumetto è limitativo, nel senso, se voi amate la letteratura fantastica, amate Borges e non avete letto Ester, l'Eternauta, non avete capito un posto di un cazzo della vita, ecco, nel senso che naturalmente non è un fumetto facile, voglio dire, un gruppo di amici si ritrova da Buenos Aires, una periferia di Buenos Aires, l'incipit lo conosciamo tutti, con una nevicata che uccide, e quindi l'Eternauta, insomma, è una scena familiare che prefigura la famiglia felice, sta appunto, che prefigura l'arrivo della dittatura argentina, insomma. Ester morirà, ho già detto in altri video, Ester e tutte le sue figlie moriranno, saranno desaparecidos, quindi uccisi. Gli sopravviverà solo la moglie, che racconterà la sua storia. Ester è stato l'altro maestro di Ugo Pratt, oggi l'ho portato Ugo Pratt, ma Ugo Pratt stava a San dir che sia un maestro del fumetto, non mi metto neanche a dirlo. Ma Ester a volte, essendo argentino, può sfuggire, ma è stato un editore importante perché ha pubblicato alcune riviste più importanti prima della dittatura argentina, e in Argentina hanno appunto lavorato personaggi come Hugo Pratt, quindi queste storie 56-57 e poi 58 è l'ultima, sa. È una storia lunga e complicatissima. Tra l'altro è ciclica, ritorna nel punto esatto cioè dopo tre volumi, ritorna nel punto esatto, mi sembra il giorno prima che iniziasse tutto. Quindi è un discorso sul tempo, sulla civiltà, su il senso della vita, sull'amicizia, sulle scelte difficili da farsi, eccetera, eccetera, gli uomini trasformati in macchine con una sorta di spinotto che mettono gli alieni, che li trasformano in dei robot, riallacciandosi a Gurdjieff. Quindi è un fumetto, cioè, chiamarlo fumetto penso che sia ridicolo, insomma, sia qualcosa di assurdo. Credo questa immagine sia iconica del Novecento, nel senso che questa scena con il 5 o 6 dita, sono scene, delle cose pazzesche. Ecco, gente, c'è cioè una sorta di apocalisse. L'Argentina stava vivendo un periodo di apocalisse, un periodo di distruzione. Non che l'Argentina oggi sia, cioè, ma comunque il crollo delle dittature avvenne negli anni 80, mi sembra, con la guerra delle Falkland, quando la classe dirigente militarista fu sconfitta dalla Thatcher, che era altro che la pugilessa algerina, quella menava duro e menava forte, e quindi questo secondo me non si può non aver letto. Naturalmente io ci feci dei video a suo tempo sull'Eternauta, non con grandi visualizzazioni, perché poi spiegare tutto, insomma, è la lotta con gli alieni che tentano di invadere la Terra, l'amicizia, il sacrificio. Naturalmente ci sono ancora le radio, perché a quei tempi non c'era, insomma. Ed è un fumetto che, insomma, va, ma poi assolutamente visionario, con disegni di Solano Lopez, che credo che abbia fatto delle cose più pazzesche, cioè quando si parla di fumetto argentino, questa roba qua. E chiudendo, non è che metta a spiegare l'Eternauta, chiudendo con il grande amore della mia vita, ovviamente parlando del fumetto argentino, a parte Kosakovic e Konos, che la Laurea Comics ha smesso di pubblicare, mi sembra di aver capito, ma questo invece, questa è una delle poche cose che ho salvato dai miei naufragi di trasferimento da una casa all'altra. È del 2002, quindi a questo punto è la ristampa d'Ago, che finisce nel luglio del 2002,
Io ho finito la scuola e poi continuai nel 2002, credo che fossi sul Montagnata da qualche parte. E questo è di Robin Hood e Salinas, perché prima di Gomez, ricordiamo che il primo Dago in assoluto è stato disegnato da Salinas, che ha uno stile, secondo me, superiore a Gomez. Ecco, qui stiamo parlando di giganti e titani, però Salinas, questa scena con le campane di Venezia, è l'inizio di Dago, l'inizio di Dago che viene, ed è un fumetto, ovviamente Robin Hood. Questi sono i disegni di Salinas, vi faccio vederli che sono molto belli. Ecco, secondo me Salinas era superiore a Gomez. Tra l'altro il Dago di, l'ho già detto in alcuni video, il Dago di Salinas è più giovane, più affascinante, più è un personaggio che viene precipitato in un mondo da nobile veneziano, non è che vi sto a spiegare, viene precipitato come schiavo a Algeri, mi sembra, e piano piano riesce a diventare giannizzero. Questi sono i primi 5 numeri pubblicati da luglio del 2022. 2002. Buonasera signorina, anno 1, anno 9, anno 1, numero 5, 2 e 2. Anno 2 è agosto, cioè agosto del 2022, anni fa leggevo Dace, cioè questo, e costava a quei tempi, quanto costava? 2,20 euro. Nel 2000, facciamo, vi dico solo questo, nel 2002 Dago costava 2,20 euro. 2,20 euro. Oggi la ristampa a colore credo che costi 5,20 euro. Ora non sto neanche parlando delle lire, sto parlando degli euro, cioè con 2,20 euro ti portavi a casa un signor fumetto. E nel 2002 c'era già nell'euro. Poi secondo me tendenzialmente ultimamente, ad esempio, Laura Comics tendevano un po' a, qui c'è un Napoleone intruso, anche Napoleone ovviamente è un fumetto che non esiste più, ma andrebbe di Carlo Ambrosini, soggetto soprattutto di Ambrosini, che è morto recentemente. Però questi volumi, il numero 5, anno 1, questo è il numero 1, non è che abbia un grande valore, nel senso che prima era ristampato su Lancio Story. Io inizio a leggere Dago sul Lancio Storio Scorpio, non mi ricordo, era a puntate. Poi, ovviamente, le ristampe di Dago ne hanno fatte a bizzeffe su vari formati, eccetera, eccetera. Questa è una ristampa. Secondo me è una ristampa molto buona, non a colori, perché poi quella a colori che cosa fa? Incupisce il disegno. In bianco e nero, invece, sì, almeno il disegno di Salinas è come quello di Corto Maltese, insomma, lo possiamo colorare, ma insomma. E queste sono le storie. Questo è il numero 1, schiavo, ovviamente. Il numero 2, che ho preso fatto il numero 3. Il numero 2, che ho preso fatto il numero 2, il nemico di Hussein Bey, Dago che guida la rivolta e scena il famoso Barbarossa. Guardate i disegni di Salinas, Salinas era anche meglio di Gomez, non perché, ma Gomez è un gigante, ma Salina secondo me era di un livello ancora superiore. Un grido nel deserto, è tutto ambientato nel Nord Africa, i primi numeri sono tutti ambientati nel Nord Africa, fino a quando tra il 4 e il 5 Dago salva la vita a Barbarossa e viene arruolato di forza nell'esercito dei giannizzeri del sultano, e arriva e poi inizia l'avventura a Costantinopoli contro Rossana, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi ritorna in Europa e poi continua Dago. Non so cosa sta facendo ultimamente, ho perso le tracce anche di Dago. E niente, questi numeri sono quelli ai quali sono anche emotivamente più affezionato, perché ormai c'hanno 20 anni. Ora, non è che siano di grande valore, però li leggevo, mi ricordano un po' il Cetona, insomma, li compravo in una edicola di Chiusi Chianciano Terme, penso.
si scava, bravo. Non so neanche se c'è ancora l'edicola, non so neanche chiedermelo da dopo 22 anni che cosa sia successo. E siccome andavo, giravo tra Montamiate e Montepulciano, passavo sempre per Chiusiscalo, mi fermavo, compravo Dago e me lo leggevo a casa. Ed è un personaggio con il quale ovviamente mi identifico, ma non che sia Dago, ovviamente non ho neanche il minimo, però è un personaggio che viene precipitato in un inferno senza senso e da lì cerca di trovare un senso della vita, nel senso che insomma, non è facile trovare un senso della vita. Quindi tra tutti questi, naturalmente, questo va letto, sia chiamato fumetti o meno. Dago, vabbè, Dago, solo che Dago ha una struttura, un arco narrativo di decenni, quindi insomma, mentre l'Eternauta in fondo, poi Ester è stato ucciso, quindi insomma, ovvio che non è più proseguito. Anche Don Rosa, insomma, non è un capolavoro, nel senso anche questo è un capolavoro, non è che. Poi, se volete, siamo d'estate, naturalmente Handicap ci sta sempre bene. Lo sfaticato più sfaticato del Regno Unito, col suo cappellino irlandese. E poi Sandman, che è un capolavoro anche questo del fumetto anni 80-90. Naturalmente è un fumetto molto filosofico, nel senso l'uomo dei sogni, eccetera, eccetera. Insomma, ci parla di tante cose anche Sandman. Ne faremo magari delle. E il fumetto argentino, naturalmente, breccia tutti gli autori argentini, sì, Zarrillo, tutti gli autori argentini, naturalmente, sono sicuramente. È una visione del fumetto un po' diversa da quella forse a quale è abituato, però vi allarga un po' la visione del fumetto, nel senso che, insomma. Abbiamo visto Horror, Yor, abbiamo visto Zanzotto, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo visto tanta gente, tanta roba. E il fumetto argentino ha dato tante cose. Robin Hood, tra l'altro, Dago è solo la punta dell'iceberg, quindi ha pubblicato decine e decine e decine e decine e decine di fumetti. È stato sicuramente uno dei più grandi autori del Novecento. Di fumetti assieme a Ester e anche Ugo Pratta, che sebbene non argentino, ma è argentino d'adozione. Scusate, chiudo questo video perché sto sudando una fontana. C'ho sta lampada qui che la devo spegnere perché arriva sto forfiotto di luce in fronte. Il caffè è caldo, quindi non è molto rinfrescante. Questi sono alcuni dei fumetti. Ora ne potrei citare altri. C'ho Tarzan, però non li posso tirare fuori tutti. Tarzan delle scimmie. Di Hogarth, anche quello è un fumetto che secondo me per i disegni di Hogarth sicuramente andrebbe, non che le storie siano eccezionali, però i disegni di Hogarth sono tanta roba. Potrei citare il Principe Valiant, Braccio di Ferro di Seagal, ovviamente con tutto il rispetto per la Bianconi, tanta roba che ci si potrebbe, vabbè, per Crimine e Satani che non li cito per ovvi motivi perché ne ho parlato fino allo sfinimento in questo canale. Quindi ci avranno i 1370 iscritti che hanno seguito questo delirio cosmico del Hokusai Bar e si sono anche, vedete che alla fine credo che, allora, dicevo con il video di oggi, è ovvio che i video di fumetti non raggiungono grandi cifre, in alcuni video che hanno raggiunto 5.000 visualizzazioni a volte c'è la pubblicità, ma lì non ce l'ho messa io, ci va di default, ovviamente YouTube non è che ci ospita perché siamo belli, bravi e buoni, è ovvio che c'è il suo tornaconto, quindi quando un canale anche piccolo come il mio arriva a 1.370 iscritti, alcuni video che poi non sono i fumetti, dico, ho detto oggi i video che hanno avuto più visualizzazioni sono stati, i pomeriggi no, Manzogno che leggo il 5 maggio, è un mio video su Gurdjieff la Murgia, quando era vivo ovviamente, quindi, e questo frammento insegnamento sconosciuto, credo che sia il secondo video più visto, poi un video sui fotoromanzi di Gasparri, e quindi in realtà non è neanche che i fumetti naturalmente, probabilmente, mi hanno procurato più iscritti, nel senso che poi non puoi fare, cioè su Uspensky e Gurdjieff, insomma. Io ne faccio, anche perché quelli sono video un po' più faticosi, nel senso non posso andare così a random come sto andando ora con i fumetti, nel senso a fumetti sto andando un po' a random, un po' così, diciamo, sto sciogliendomi, verrebbe a coso di cane, a cazzo di cane, insomma, vabbè, scusate l'espressione, il francesismo.
È ovvio che se faccio un video su Gugger deve essere un pochino più specialista. No, devo, siccome 20 minuti o anche 30 minuti, ma anche se fosse un'ora, condensare un libro di 1000 pagine in 27 minuti è tanta roba. Vedete che io poi sono bipolare, nel senso, quando devo parlare di cose che in fondo ci si potrebbe stare 10 minuti, ci sto un'ora. Quando devo parlare di cose che ci si potrebbe stare un'ora, ci sto 20 minuti, proprio il mio schizofrenia, che ovviamente. Ma naturalmente volevo fare un video un po' così perché ho ritrovato Dago, il numero uno schiavo in Algeria, Barbarossa. Insomma, sono delle storie che hanno fatto parte della mia formazione culturale. Ecco, voglio dire, non è che Dago lo considero inferiore a, che ne so, non è che Esther lo considero inferiore a Borges. Ecco, questo potrà sembrare eretico, ma è così. Per me Borges e Estrella e Sabato stanno sullo stesso. Sabato, un grande scrittore argentino, ha scritto Sopra eroe e tombe e Abaddon, l'angelo sterminatore. E con questo passo e chiudo. Classe chiodo, che cosa chiodo? Chiodo perché fa un caldo bestiale. Siamo all'11 agosto e boh, non lo so che farò questi giorni. Sto a questo punto, fino all'ultimo giorno d'agosto mi romperanno i zebedei. Si sono messi di muzzo buono quest'anno, dal 1° luglio fino al 31 agosto, e non, poi vado al lavoro, quindi. Ma questa è un'altra storia, e quindi io faccio questi video solo per passare un po' il tempo, per un po' per lasciare un po' la valvola di sfogo parlando di cose, un po' così, a volte serie, a volte un po' meno serie, nel senso che poi si può anche parlare di fumetti. E di tante altre cosine ancora. Sono arrivato già a 26 minuti parlando di nulla praticamente, come il mio solito. Il caffè è finito e quindi finisce anche il video. Mi sembra ovvio. Ça va, ça dire. No, non ho spento niente.